Questo programma è realizzato in collaborazione con Stosa Cucine. È con un compito estremamente ambizioso, diventare campione al primo anno. Buonasera e bentornati a Ceranchia Grifo Cannara, il nostro appuntamento settimanale con la Serie D. Domani una giornata importante, ultima partita, una giornata molto importante, soprattutto quella tra Pianese e Siena, che appunto sarà proprio la partita anche per i bianconeri per arrivare ai playoff. Ovviamente ne parleremo tra poco. Buonasera Dario. Buonasera Veronica, a te e a tutti i nostri telespettatori. Come giustamente dicevi te, siamo alla vigilia di questa partita e nessuno avrebbe mai creduto di vivere, ovvero sia una specie di spareggio all'ultima giornata contro la Pianese, con un dentro o fuori abbastanza al cardiopalma, nel senso che chi farà sua la partita, chi la vincerà avrà accesso ai playoff e chi la perderà no, e poi con il risultato del pareggio comunque sarebbe la Pianese a passare il turno. Noi salutiamo il nostro ospite. Salutiamo il nostro ospite di questa sera che abbiamo in collegamento, Stefano Carignani. Ciao, buonasera Stefano. Buonasera. Buonasera Stefano. Allora direi, tanto per rompere il ghiaccio, intanto ci vediamo gli highlights della partita tra con la Siena Lunghese. Siena e Siena Lunghese sul neutro del Berni di Badesse, dove scontavamo la squalifica ricevuta per la partita contro il San Donato del campo. Ci guardiamo gli highlights e torniamo insieme a parlare di Siena insieme a Stefano. La penultima giornata di campionato vede il Siena affrontare la Siena Lunghese. Lo stadio è il Daniele Berni di Badesse, dato che il Franchi è stato squalificato in seguito agli avvenimenti del match contro il San Donato Tavarnelle. I bianconeri si dispongono con il classico 4-3-3, Marmorini opta per il 4-4-2. Il primo squillo del match è della Siena Lunghese, Dio sbaglia il disimpegno, Mangiaratti prova ad approfittarne, ma il suo tiro è fuori misura. Al sesto minuto il Siena è pericolosissimo, Aruna viene trovato solo tra le linee, si gira e crossa ottimamente per Guidone. Sul colpo di testa del capitano bianconero Marini riesce a metterci una pezza, Padulano sulla respinta la mette in porta ma è in fuorigioco. Buona chance per la Siena Lunghese al nono, gli attaccanti di Marmorini scambiano con successo nell'area del Siena, alla fine di una triangolazione Pierangeli calcia ma Gragnoli è attento. Occasionissima per la Siena Lunghese, Cerofolini in buca per Mangiaratti che da buona posizione mette sul fondo. Ci prova il Siena da calcio piazzato, il fallo se lo procura Farkas, la punizione la calcia Guberti, il tiro del numero 13 termina di poco alto. Al 26esimo Padulano recupera palla e serve in profondità a Guidone, da posizione defilata l'attaccante bianconero trova solo l'esterno della rete. Il Siena trova il gol poco prima della mezz'ora, Aruna conquista un calcio piazzato da ottima posizione, ad incaricarsi della battuta è Giuseppe Diglio, il cross basso del numero 8 attraversa l'area di rigore e Guidone sul secondo palo deposita la palla in porta. E dopo 10 minuti il Siena fa il bis, Aruna recupera palla a centrocampo, Guidone viene lanciato in profondità e serve a sua volta Agnello, il centrocampista bianconero la passa ad Aruna nel cuore dell'area di rigore e il suo tiro si insacca dopo aver toccato il palo. Il Siena due minuti dopo va vicino al 3-0, Guidone da distanza ravvicinata ci prova ma Marini si supera e sventa il pericolo. Il primo tempo termina dunque 2-0 con i gol di Guidone e Aruna. Il Siena nella seconda frazione riprende da dove aveva lasciato. Dopo 10 minuti dal fischio d'inizio il Siena realizza il terzo gol al termine di un contropiede. L'assist decisivo è di Guberti e a firmare la rete è Agnello con il piatto. Altra buona chance per il Siena, Aruna riceve la palla fuori dall'area di rigore e ha tutto il tempo per calciare. Il suo destro termina di poco alto. Il Siena si riaffaccia in area di rigore al 72esimo, Padulano prova la conclusione ma è facile per Marini. Il Siena cala il poker al 76esimo, Gibilterra fa tutto bene e serve il taglio di Orlando che con il destro buca Marini. Il Siena ne mette a segno 5, l'azione parte da Gibilterra che serve Bani, il numero 14 calcia con il sinistro ma trova i guanti di Marini, sulla respinta però il più veloce è Orlando che realizza la sua doppietta personale. Anche gli ultimi minuti sono un assedio del Siena, Bani ci prova dalla distanza ma Marini respinge.
e finisce così, non c'è storia tra Siena e Sinalunghese, i bianconeri vincono 5-0 e mercoledì giocheranno contro la Pianese, un match che vale l'accesso ai playoff. Allora, questi erano gli highlights di Siena-Sinalunghese. Ecco. Stefano, domani, ne abbiamo detto anche prima all'inizio della trasmissione, di una partita insomma fondamentale ormai alla fine del campionato. Te lo aspettavi un po' questo finale insomma di stagione? Dopo i vari avvenimenti diciamo, Ti aspettavi di meglio, però poi dopo insomma... Io francamente non me l'aspettavo il finale di stagione così. Mi aspettavo parecchio di meglio. Quest'ora... aspettavo che si fosse già in Lega Pro. Infatti. Però ora a parte no, diciamo che a Sinalunga è andata in onda un po' quello che noi pensavamo che potesse essere un po' l'intero campionato, no? Il Siena andava con le squadre meno forti dilagava, con quelle un po' più forti comunque vinceva, invece insomma sappiamo che anche se purtroppo poi bisogna riconoscere anche che il campionato di Serie è un campionato difficile, abbiamo, se non sbaglio, proprio nella vostra trasmissione all'inizio del campionato, se vi ricordate, dissi che sarebbe stato, nonostante eravamo favoriti, ma sarebbe stato difficile, come lo fu quando poco tempo fa con Morgia ci fu quel gruppo che era già un gruppo coeso, con Morgia allenatore, e che riuscimmo a andarci subito, ma fu dura perché fino all'ultimo a Poggi Ponzi ci dette filo da torcere. Assolutamente. Secondo me la Serie D è un campionato difficilissimo e non è mai un campionato scontato. No. Detto questo, non mi aspettavo assolutamente di essere a lottare per i playoff, anche se francamente non ho capito bene questi playoff quanto contano. I playoff, dunque, allora, questo magari c'è l'occasione anche per chiarire un po' a tutti come funziona. Cioè, allora, le prime 9 vanno in Lega Pro e ok. Le, diciamo, seconde 9, chiamiamole così, dei 9 gironi vengono stabiliti attraverso i playoff, quindi semifinale, seconda e quinta, terza e quarta e finalissima secca. Una volta stabilito quali sono le 9 squadre migliori, diciamo, dei playoff, viene stilata una graduatoria e tiene conto di tante cose. Nel caso del Siena, se dovesse vincere i playoff, ovviamente sarebbe in cima a questa graduatoria perché contano tantissime cose, insomma, il Siena e gli altri no, insomma, anche il blasone e tanto altro. Poi, se c'è un ripescaggio, a quel punto questa squadra migliore delle 9 seconde, diciamo così, ne ha diritto. Insomma, in realtà serve solo per stilare una graduatoria in caso di ripescaggi. Quindi, se la squadra è migliore viene ripescata, se c'è un ripescaggio, se ce ne sono due, la migliore e la seconda migliore. Ora, c'è da dire che il parco squadre che potrebbe comporre queste 9, solo il Siena o la Pianese, appunto, potrebbero gradire un ripescaggio in Lega Pro, le altre onestamente non saprebbero neanche dove mettere le mani. Però è bene dire vincere i playoff non vuol dire andare in D, anche se molto spesso, ricordiamo per dire l'Olbia di Mignani, molto spesso significa invece essere ripescati, quindi è importante, è ovvio che se Siena dovesse vincere i playoff, poi lasciarlo fuori anche da parte della federazione non è facile, anche perché insomma... Ecco, ma se non va nei playoff c'è anche... Se non va nei playoff ci può essere attraverso un altro criterio di ripescaggi, tipo squadre che non si... se cominciano ad essere tante squadre non si riescono a iscrivere al campionato. Ricordiamo però che quest'anno è stata messa questa regola, per me assurda, in cui praticamente le seconde squadre di Serie A, in questo momento solo la Juventus... c'è anche proprio un messaggio di un telespettatore si dice il Siena potrebbe essere ripescato se dopo una prova concreta che stiamo parlando, esatto. Cioè le squadre di Serie A che desiderano fare la Lega Pro, in questo momento è solo la Juventus che lo fa, però potrebbero anche cambiare idea, altre squadre hanno la precedenza sui ripescaggi di cui si stava parlando ora, cioè quelli ripescati per motivi appunto di storia, di blasone, di oso. Arriva, non so, se la Roma decide di fare con l'Under 23 la Lega Pro, ha diritto prima di queste squadre, quindi insomma è un po' complesso. Non credo che nessuna squadra di Serie A, forse neanche la Juve è così sicuro che lo farà, insomma, perché è una situazione un po' strana e si va a cavallare con la primavera, cioè, quindi poi le squadre non sanno mai se schierare la primavera titolare nel torneo primavera, schierarla in Lega Pro, però vabbè. Per l'appunto domani
per l'appunto, dietro quello che tu hai detto, domani capita proprio la Pianese, una squadra che invece anche la Pianese ha guarda caso, regola per essere ripescata. No, anche perché la Pianese, ora poi dopo abbiamo un'intervista proprio al presidente Sani, addirittura ha fatto anche lo stadio dopo la retrocessione in Serie D, quindi insomma l'ha fatto tutto ciò che serve. La Pianese problemi a fare la Lega Pro, non, direi che non ce l'ha. Ti volevo c'è un altro messaggio, comunque sì, vada, sarà un finale deludente, speriamo di andare nei playoff per il decoro. Ecco, c'è un po' questa cosa però anche, no Stefano, che comunque lasciare quest'annata così scappando di notte, sai, tipo, e invece lasciarla comunque con un risultato che ora non definirei prestigioso, però comunque decoroso, può essere un buon viatico per la prossima stagione comunque. Sì, no? Ecco, solo per il decoro, perché esatto. Poi insomma parliamoci chiari, noi domenica abbiamo vinto con la Sinalunghese 5-0, sì è vero, ma non dimentichiamoci che ci abbiamo perso, hanno fatto non so quante partite hanno vinto, 3-4. Sì, poche. Soprattutto ecco, e poi erano già retrocessi comunque quando l'abbiamo incontrato. Una l'hanno vinta con noi, per cui sì. Lasciamo perdere. No, vabbè, lì eravamo, lì c'era la sindrome russa. Vincere playoff sarebbe forse. Sì, manterrebbe il decoro, non di più. Questo sicuramente. Esatto, c'è un messaggio. Cioè, di Massi molto lungo. Massi, ottima prestazione, ottima vittoria alla Sinalunghese. Ho visto la squadra determinata, voglio vederla anche domani a Piancastagnaio per centrare i playoff. Poi daremo via il nuovo corso bianconero, Perinetti, e a fare i correttivi alla squadra per dare a Gila una rosa forte in ogni reparto. Domani conta solo vincere, contano solo i 3 punti. Vai Siena, vai, fai la tua partita in terra mia. C'è anche vai Gube, però vai Gube naturalmente. Massi, grazie Massi per questo messaggio. No vabbè, però in questo messaggio si parla di Perinetti, poi l'ultima ora parla anche di un Causarano ormai quasi accasato, c'è una specie di revival, sì. Diciamo bianconero con Gilardino e Gastaldello, perché non dimentichiamo che Gastaldello era nel Brescia insieme a Perinetti recentemente, si è occupato dell'area tecnica. Vabbè, niente. Però cosa ne pensi? Insomma, l'arrivo di questo colosso, definirei, del calcio, Perinetti alla corte armena per la Serie D, insomma, un po' ci ha sorpreso. Una bella notizia che secondo me può a noi fanatici, dico certo, fanatici di sì, Siena, ci può un pochino risollevare dalla grossa delusione che abbiamo avuto quest'anno e ci può far riavvicinare alla squadra. Certo. Non a caso io se quando sarà ufficiale io farò l'abbonamento, insomma, mi auguro di ritornare certo, allo stadio, finalmente di avere quella passione che purtroppo era un po' sopita, vuoi per il Covid e vuoi Secondo te in caso di ripescaggio, vabbè, è facile pensare che tipo di approccio ci sarebbe. Ciliegina sulla torta. Ecco, ma se invece dovessimo rimanere in questa categoria, secondo te Perinetti come si muoverà? Cioè farà un lavoro sui giovani, farà un lavoro sui più esperti? Cioè cosa ti aspetti in Serie D? Perché comunque è una categoria e lui, insomma, non è che fortuna sua ha frequentato guarda, molto. Io ho piena fiducia in Perinetti e credo che una persona del suo blasone sappia anche intervenire anche in Serie D in maniera positiva, per cui sono fiducioso al 100%. Poi, ripeto, come ho detto prima, rimane il fatto che è una categoria molto difficile, certo, però credo che Perinetti abbia le competenze per, assolutamente. Per farci fare delle buone figure, insomma non credo che venga a Siena a fare figurette. Ecco, questa, diciamo, questo nuovo anno poi Perinetti e la conferma di Gilardino, come lo vedi? Cioè questa coppia, diciamo. Ma io dunque, sai, io ho una mia teoria, gli allenatori sono bravi, ma li fanno i giocatori, no? Per cui io credo che quest'anno Gilardino lo possiamo giudicare male, perché noi avevamo una rosa media,
ormai l'abbiamo visto, al di là di quello che poi è successo durante il corso dell'anno, però credo che Girardino abbia tutte le carte in regola per fare bene. Io ho fiducia anche in Girardino. Chiaramente dico questo: se viene Perinetti e Perinetti accetta che rimanga Girardino, vuol dire che lo stesso Perinetti riconosce in Girardino delle competenze. E poi soprattutto si saranno parlati, se hanno accettato a vicenda di restare. Non credo che la società gli abbia detto Perinetti vieni, però c'è Girardino basta. Credo che abbiano parlato di questo. Però comunque diciamo che dopo queste scelte della società Perinetti si parla ovviamente di Causarano, poi insomma vedremo cosa succederà. È un po' una scelta di una società che vuole un po' anche riportare persone comunque vicine alla città, ai tifosi, ai senesi. Ecco, è vero, giustissima questa riflessione. Cioè si può dire che, come dire, sbagliando si impara, no? Cioè c'è stato un momento in cui loro volevano colonizzare il calcio italiano, no? Ora invece credo che a metà anno abbiamo toccato talmente il fondo che anche queste persone si siano rese conto veramente che noi tifosi non meritavamo queste cose, per cui neppure il loro investimento lo meritava, cercando in qualche maniera di farci, come ho detto prima, riavvicinare alla squadra in qualche maniera. E questo insomma è importante. Comunque, che poi non tutti, a volte le persone hanno anche diritto e ti portano. Io condivido questo loro atteggiamento, perché abbiamo rivisto, insomma. Abbiamo rivisto assieme invece persone che ti trascinano nella loro follia senza che tu possa, quindi già il fatto di averlo ammesso e comunque va bene. È positivo, quando uno ammette di aver sbagliato è da persona intelligente. E quindi ora vediamo se questo Siena riuscirà a fare questa piccola impresa, perché vediamo comunque domani. La Pianese è una squadra più che dignitosa. E poi ci sarà l'eventuale semifinale, probabilmente nel nostro caso se si dovesse passare con il Trastevere, e poi la finale, e vediamo un po', insomma, se si allunga fino al 19, mi sembra, il 23 sì, è la finale, penso di sì, il 23 giugno, siamo un mese di ritardo, 20, sì. Noi ti ringraziamo Stefano, grazie, sei stato Stefano. Con noi, e seguirai ovviamente. Speriamo di risentirci nelle prossime settimane, diciamo, magari prima della finale, se ci si va ti si richiama, così almeno si parla della finale. Senz'altro. Ciao Stefano, un grande abbraccio. Ciao. Allora, dunque, se non sbaglio, avevamo previsto di sentirci l'intervista di Girardino di oggi. Esattamente, avevamo previsto di sentirci l'intervista oggi di Girardino, che chiaramente, come di consueto, ha parlato nel pre-partita. Quindi vediamo un po'. Sentiamo Girardino. Mi auguro un gran finale, mi auguro una partita di quelle da Siena, di quelle che comunque quest'anno ci sono state, di quelle che abbiamo disputato, di quello che abbiamo dimostrato in campo, in tante situazioni. Abbiamo un risultato solo e voglio vedere una squadra che abbia la rabbia, la voglia, la determinazione di andarsi a prendere questo risultato in tutti i modi. Questa deve essere la priorità domani e dobbiamo avercelo dentro, non da oggi ma da ieri. E quindi questa è la volontà che trasmetterò oggi nell'ultimo allenamento alla squadra. La squadra c'è, la squadra ha voglia di dare continuità e abbiamo la possibilità di farlo domani in un campo e contro una squadra forte, una squadra organizzata, una squadra che ha giocatori di qualità, anche di categoria superiore, ma noi lo siamo altrettanto e quindi avendo un risultato unico dobbiamo avere la pazienza, la mentalità, l'attenzione giusta di riuscire a fare una gara perfetta. Guglielmo è un giocatore, un ragazzo che in allenamento si impegna sempre alla grande, sempre a disposizione e questa è la cosa principale, deve continuare così, poi domani farò le dovute valutazioni per la gara di domani. Forte fuori, Martina bisogna valutarlo, Carminati a disposizione, Ruggeri lo valuterò oggi nell'ultimo allenamento e credo che sia a disposizione.
E noi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco. E noi torniamo in diretta, adesso iniziamo a parlare della Pianese, sì, abbiamo in realtà già parlato un po' prima perché ovviamente abbiamo parlato della gara di domani. Quindi apriamo questa grande parentesi anche perché ieri siamo andati a Piancastagnaio perché insomma appunto volevamo respirare un po' l'aria che si respira nel piccolo paese, insomma nel paese alle pendici della Miata, ma al di là di questo volevo dire appunto, avete visto in fondo al servizio con Girardino, lui parlava di Mignani, perché Mignani un po' a sorpresa è finito in tribuna con la Sinalunghese, questo insomma si sa che nel calcio queste cose accadono, ci possono essere tantissimi motivi, questo però ha dato la possibilità appunto a Girardino di schierare un 2004, e quindi insomma poi magari parliamo anche di questo. Largo ai giovani. E poi insomma c'è stata comunque anche la partita della Pianese che a un certo punto perdeva 2-0 addirittura e poi invece in casa dell'Ostia. Cosa è successo però? Per questo lo dobbiamo dire, che è stato anche abbastanza buffo. Il Siena vinceva 5-0 e a un certo punto l'Ostia Mare ha raddoppiato, quindi 2-0 e quindi la Pianese andava a meno 2 di differenza reti, Siena più 5, insomma per tutti questi conti qui ci siamo resi conto e soprattutto se ne è resa conto la squadra, che se avesse segnato un altro gol il Siena e fosse finita 2-0 la partita tra Ostia e Pianese, il Siena avrebbe superato la Pianese in differenza reti, questo sarebbe voluto dire che il Siena anche con il pareggio avrebbe passato il turno, poi la Pianese ha accorciato, tutto questo è stato vanificato, però è stato buffo perché sul 5-0 poteva un po' succedere. Il Siena ha cominciato a attaccare, appena arrivata la notizia del 2-0 con dell'Ostia Mare, ha cominciato a attaccare come in vista della partita. Questa la Sinalunghese non riusciva a capire come mai tanta veemenza, vinceva già 5-0, il motivo era quello, amici di Sinalunghese e nessun altro. Quindi insomma alla fine c'è stato il pareggio. Magari ce ne andiamo vediamo a vedere subito gli highlights. Questi highlights appunto di Ostia Mare e Pianese. Può cominciare e bisogna attendere il 15° per il primo tiro verso la porta. Ci prova Arras calciando alto. La risposta dei lidensi è letale. Nanni riceve il pallone e dal limite lascia partire un delizioso pallonetto che si deposita in rete per il vantaggio bianco-viola al 22°. Dalla parte opposta ci riprova Arras che non inquadra la porta da buona posizione. Il primo tempo è tutto qui. Di tutt'altra storia la ripresa, che si apre con il raddoppio di Mastropietro al terzo dopo l'errore in uscita di Wrobleski, portiere fuori dai pali e numero 10 che non si lascia scappare l'occasione per beffarlo dalla tre quarti. Dopo il 2-0, l'Ostia Mare comincia a collezionare una serie infinita di palle gol, senza riuscire a tramutarle nella rete che chiuderebbe i conti. Comincia Mastropietro al quarto d'ora, ma davanti al portiere non trova lo specchio. 5 minuti ed è Nanni ad emulare il compagno cercando il bis personale in pallonetto sprecando clamorosamente. Poi è di nuovo Mastropietro che dal limite lascia partire una rasoiata che sfiora il palo alla sinistra dell'estremo difensore ospite. Alla mezz'ora Carta di testa da due passi centra in pieno Wrobleski, bravo a mantenere la posizione. Infine ancora Mastropietro ha la grande occasione per il 3-0, ma questa volta è Simeoni che gli dice di no di testa sulla linea. Dopodiché la squadra di De Angelis si addormenta e sale la Pianese, che prima va vicina al gol della speranza con Ambrogio, per poi trovarlo al 38° con il neo entrato Lepri, bravo a triangolare con Arras e a battere l'incolpevole Giori. Al 40° è il momento di D'Astolfo, tutti in piedi a tributare la meritata standing ovation al capitano biancoviola. Pianese è tornata in partita e al 42° trova il gol del pareggio. Mischia in aria risolta dalla girata di Arras che riporta tutto in equilibrio. Appena prima del recupero, l'Ostia Mare avrebbe la possibilità di tornare avanti, ma lì Ciardello manca clamorosamente lo specchio di testa da ottima posizione. Proprio in chiusura i biancoviola rischiano la beffa. Arras scappa via a Salines, rientra sul destro e colpisce a botta sicura, ma Giori è formidabile e preserva il pari. E
questi erano gli highlights di Ostia Mare Pianese. Pianese, sì, è una partita insomma molto combattuta in realtà, però come un po' le partite di fine stagione, una squadra ce la mette tutta, poi c'è un grande calo, riviene fuori l'altra, insomma sono le classiche partite di fine stagione. In realtà era assolutamente ininfluente questa gara poi alla fine, ai fini della classifica, perché appunto a meno che Siena non vincesse con 6 gol di scarto e la Pianese non perdesse con 2, non cambiava niente neppure se la Pianese perdeva o vinceva, insomma qualsiasi cosa non avrebbe non cambiato la natura della partita di domani. Dicevamo prima, per tornare un attimo indietro al Siena, a Siena Lunghese, dell'esordio di Andrea Morosi, 2004, juniores allenato da Argilli, da Stefano Argilli, poi magari parleremo anche di Stefano Argilli. Parliamo anche di Argilli. Che Girardino ha provato già all'inizio di quest'anno più volte, insomma ci ha visto qualcosa, si sa che quando gli allenatori ci vedono spesso qualcosa c'è, tant'è che questo ragazzo, con noi facciamo veramente un grande in bocca al lupo, è entrato in campo insomma con la maglia della Robur negli ultimi 20 minuti e si è anche ben distinto con un paio di iniziative insomma di grande di buona fattura. Lui che insomma 2004 sappiamo quanto è difficile insomma poter approcciarsi a partite del genere a 17 anni, ma ha fatto veramente la sua figura e noi gli facciamo i complimenti. Un bel in bocca al lupo per il suo futuro. Esatto, potremmo dire due parole su Argilli, anche perché oggi l'abbiamo sentito, abbiamo parlato a lungo e magari nelle prossime puntate, nelle ultime puntate lo avremo ospite così anche per fare due chiacchiere. Per fare due chiacchiere, naturalmente la situazione di Stefano Argilli va compresa anche sotto l'aspetto della carriera personale, perché certo. Lui ovviamente si è interrotto il suo rapporto con il Siena, perché si vuole sentire libero di prendere la sua strada, desidera, come ovvio per qualsiasi allenatore, allenare una prima squadra e quindi insomma è lì che è pronto per questo salto, diciamo, e lui ha già assaporato grazie al Siena. Sì, grazie al Siena in tre giornate sulla panchina della Roma, quindi insomma, noi facciamo tutti gli auguri. Anche a lui facciamo un bel in bocca al lupo. Questo naturalmente genera molta curiosità. Vediamo cosa succederà giovanile. Nel settore giovanile. Si è molto parlato in questi giorni, lo possiamo dire tranquillamente, anche di Antonello Pianigiani, del suo contatto con la società, che c'è stato ovviamente, si è parlato di sponsor, ma soprattutto da parte sua sembra essere fuori da ogni dubbio per lui un grandissimo interesse per il settore giovanile, appunto per la gestione, promozione. E perché è un settore di cui insomma anche lui la società ha parlato, nel senso che è un settore certo. Ovviamente quest'anno è stato fermo. Però il prossimo anno sicuramente, a quello anche che ha detto la società, certo, vorrà investire in questo settore, ed è assolutamente importante, strategico. Antonello Pianigiani certo ha delle idee e le metterebbe insomma. E quindi vediamo vedremo, cosa insomma, succederà quest'estate. Se inizierà, ricordiamo già con la Durio sembrava sì, dover iniziare un rapporto legato alla sponsorizzazione, ma insomma poi ora non stiamo a tanto la guardiamo Durio, avanti e non guardiamo avanti, dietro. Non guardiamo la Durio, tanto non ha guardiamo senso. Avanti. E andando avanti continuiamo a parlare della Pianese, Dario, sì, perché appunto ieri ci sono state queste nostre interviste, ha intervistato il presidente della Pianese, il presidente della Pianese Maurizio Sani, che è veramente un grandissimo personaggio, lo voglio dire, è sempre molto disponibile. Abbiamo interrotto in realtà una partita a carte, questo è interessante, deve far pensare come si vive diversamente il calcio nelle varie, lì è tutto molto tranquillo, appunto si faceva una bella partita a 3-7 tra dirigenti con il presidente che guardava, ma insomma poi alla fine ci ha concesso questa intervista e magari ce la vediamo, appunto vediamo l'intervista al presidente Sani. Domani forse mi fate una domanda giusta, chi andava a pensare che noi dovessimo fare un derby con Siena favorevole per i playoff, no? Però ti dico una cosa, è già una grossa soddisfazione, perché Piancastagnaio fa 4.000 abitanti e Siena è la mia provincia, la capitale di Piancastagnaio, la provincia di Siena, e solo la soddisfazione di incontrarsi qui a Siena mi sembra grande per la Pianese, però sicuramente cercheremo di far di tutto, perché siccome siamo un punto avanti, in pratica ci abbiamo due risultati a favore, il pareggio e la vittoria. Io sono il classico presidente che non conta niente,
però senza di me non si muove una virgola. Però di certe cose non mi interesso. Ho detto, Renato, dell'anno scorso noi abbiamo due giocatori. In pratica la squadra è nuova. E allora io, siccome a Renato l'ho fiducia, e sicuramente quello che fa è campo libero. Ma c'è un discorso importante per me, a quelli di quando siamo andati a Trestina, di state attenti che Bacci non si tocca, però anche qui è un discorso di direttore sportivo. Però ti devo dire una cosa, che io ho messo un premio playoff, abbiamo fatto un premio partita, allora anche Bacci si deve dare da fare per cercare di farsi questi playoff. E Bacci c'è una storia con la Pianese, 6 anni con la Pianese, quando il Serie è andato in Serie D io sono stato cercato. Quello potesse stato uno sbaglio per uno che gli piace il calcio, perché lì Siena quell'anno c'era 4.000 spettatori abbonati. E lì magari non ci ho mai pensato, perché io sono di Piancastagnaio e rimango a Piancastagnaio. Quello che posso fare lo fa per il mio paese. La cosa importante è che quando non c'hai debiti sei tranquillo. E allora, capito, la Serie C a me non mi fa paura. Punto e basta. Bellissimo, no, devo vabbè, dire. È un personaggio. Il finale proprio di questa intervista. No, il finale è interessante perché sì, c'è un po' questo, sempre questo luogo comune. In Serie D dice, ma quelli non ci vogliono andare, il Trastevere ci vuole andare, quell'altra San Giovannese ci vuole. La Pianese ci vuole andare. La Pianese sappiate che insomma se gli succede ci va, anche perché, ripeto, la Pianese dopo il mancato ripescaggio, avete sentito anche il presidente, insomma è rimasta sempre un po' dell'anno scorso, la Pianese ha fatto lo stadio a norma. No, ed è tutto ciò che serve, noi abbiamo parlato anche col presidente del Trastevere proprio di queste cose, no? Alla fine di queste sì, e se ci possiamo permettere, non solo perché il presidente Sani ha alle spalle una delle aziende più importanti del settore a livello europeo, quindi insomma forse anche di più, per cui non credo, insomma, quindi la Pianese ci vuole andare, insomma, ecco. Cioè, ci va, è stato molto chiaro. Se capita ci va, ecco. No? È stato molto chiaro, abbiamo capito benissimo. Però insomma vabbè, va bene, comunque. Era interessante perché un uomo insomma che chiaramente in questo momento della vita si lascia andare insomma alla sua Pianese, è proprio sì, un amore. Anche quello che è emerso a Dario molto bello è stato anche questo amore, questa passione per il suo territorio, no? Ha rimarcato proprio questo, cioè il ha fatto, ricordato esatto, che appunto lui sia proprio di Piancastagnaio e quindi e vuole venne, fare venne cercato, esatto. Lui si riferisce all'anno di Ponte e infatti ha detto forse fece un errore, che in quel momento a Siena addirittura c'erano 4.000 abbonati, ricordiamo che fu il record italiano di tutti i tempi di abbonati in Serie D, poi battuto dal Parma l'anno successivo, ma insomma 4.000 abbonati in Serie D in effetti fu una cosa incredibile. Ma abbiamo sentito anche un altro giocatore, giovanotto, un giocatore che tra l'altro appunto insomma si è distinto particolarmente il gol del 2-1 in questa partita, ma anche in tante altre, insomma la Pianese ha avuto veramente diciamo in lui, questa stagione ottimi giocatori. Sì, Pagliuca non lo vedeva molto, stiamo parlando di Lorenzo Lepri, non lo vedeva molto, invece Bacci l'ha visto molto e lui ha risposto anche molto, molto bene, perché ha fatto 5 gol in poche davvero in poche partite. Sì, e allora vediamoci la chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Lorenzo Lepri. È stata una stagione che diciamo non è partita al meglio come mi aspettavo, è stata fatta di tanti alti e bassi e all'ultimo ora col cambio del mister ho avuto tanta fiducia da parte del mister ma anche della società e ora sto giocando, sto ricambiando la fiducia del mister, mi trovo bene, mi sento bene. È stato un girone duro ma ce lo aspettavamo. Abbiamo come squadra uguale, abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo avuto degli alti e bassi, abbiamo avuto un periodo dove giocavamo bene ma non riuscivamo a trovare il gol, sprecavamo tanto e alla magari alla prima occasione prendevamo gol. C'è stato anche un momento della stagione dove ci siamo trovati addirittura ai play-out. Siamo stati bravi a riprenderci facendo tantissimi risultati utili, vincendo delle partite importanti, delle partite chiave. E ora ci siamo ritrovati all'ultima partita contro il Siena, che è una squadra molto forte dove ci giochiamo i playoff. Si prepara da sé, non c'è bisogno di dire tanto, è un derby, c'è il pubblico, ci si gioca praticamente una stagione. È una partita dura perché il Siena comunque ha giocatori esperti che hanno fatto categorie superiori anche
Eh sì, quindi è una partita molto dura. Io spero, o mi auguro comunque, di fare un passo di categoria. Ho sentito la fiducia del direttore e di tutta la società, quindi farlo con questa squadra sarebbe molto positivo. E dopo le parole sì. di Lepri, noi andiamo in pubblicità, Dario. Sì, andiamo in pubblicità e torniamo. E torniamo tra pochissimo. Tra pochissimo. E torniamo in diretta e continuiamo a parlare della Pianese, Dario. Sì, continuiamo a parlare della Pianese e del Siena, ovviamente. È collegata un po' alla giornata di domani. Ma non perché chiaramente non ci siano altri match importanti, però è chiaro che questo match coinvolge due delle tante squadre che noi seguiamo. Quest'anno abbiamo seguito, quindi stiamo su questo argomento, ovviamente, perché ci sono anche le parole di mister Bacci, da sentire un breve video. Per questo ringraziamo naturalmente Pianese TV, il canale YouTube della squadra di Piancastagnaio, che ha pubblicato questo video e ci ha concesso di farvi vedere. Quindi guardiamo, sentiamo le parole di mister Bacci prima di questa gara. Sicuramente una grande squadra, ha fatto 5 gol la Siena-Lunghese, ha vinto la partita prima con il Foligno, quindi una squadra in salute, ma questo insomma se lo sapevamo perché insomma ha un organico, un allenatore, una società importante, quindi insomma quello si sapeva già insomma prima della partita, anche se non fosse stato uno scontro decisivo per noi quello di mercoledì. Però da parte nostra noi siamo una grande società, siamo un gran gruppo, la squadra sta facendo un campionato e quindi sta ai ragazzi far vedere il loro valore. È un derby, una bella partita, ce la giochiamo tutta in questi 90 minuti, noi siamo contenti, insomma siamo lì, oltre che un derby, insomma chi fa risultato sicuramente nei playoff, per cui ecco, è una partita attesa, ripeto, sarà insomma, aperta al pubblico, quindi ci fa piacere anche sotto questo aspetto per i nostri tifosi e noi siamo contenti, siamo vogliosi, i ragazzi sanno l'importanza che ha questa partita. Ci dobbiamo arrivare ecco, mentalmente bene, nelle condizioni migliori possibili, perché non dobbiamo sprecare energie, perché insomma siamo nella parte finale, visto cominciamo a essere un po' stanchi sia fisicamente che poi il caldo, però ecco, visti gli ultimi minuti della squadra a Roma, insomma, nonostante ecco, 30 passagradi, ecco, hanno lottato, hanno combattuto, ci hanno creduto, quindi mi dà molta fiducia. Queste erano le Bacci parole del mister. Bacci ha fiducia, giustamente. Cominciamo a vederci i quadri. Vediamoci i quadri. Delle varie cose della classifica, direi. Allora, vediamo l'ultima giornata. Turno, è quello della 33esima giornata. Giornata, allora il pareggio tra Flaminia e Foligno. Partita assolutamente inutile, anche se il Foligno in questo pareggio è matematicamente salvo. Ma insomma. Poi Cannara, il pareggio del San Donato con il questo Carrara. Questo è importante, il San Donato importante. si è complicato un po' la vita. È andata comunque bene perché stava perdendo. Poi vedremo la classifica. Andiamo a vedere. Poi il Trestina ha vinto con il Grassi. Anche questa è una partita importante, sì. Lo vedremo dopo nella classifica. Poi il pareggio tra Monte Spaccato e Foronica Gavorrano. Là abbiamo visto il pareggio prima tra Ostia Mare e Pianese. La vittoria del Montevarchio. Ecco, perché ancora non l'abbiamo detto. Non l'abbiamo detto, ma vero Dario? Ma il Montevarchio questa vittoria si è conquistato la promozione. Matematicamente promosso, un campionato sì. alla grande. Ci sono stati un po' di festeggiamenti. Mi vanto insomma, di averlo detto quando ancora il Montevarchio si trovava. È vero, devo dire, Dario, devo posizione. Riconoscere che Dario era l'unico ecco. che quando il Trastevere era primo e tutti dicevano che il Trastevere è già promosso, diceva ecco. insomma sarà promosso il Montevarchio. Il Montevarchio che era allora sesto, settimo. Sono sincero. Lo Scandicci ha perso in casa Lonano Badesse, brutta sconfitta lo Scandicci che anche qui vedremo può lasciare dei segni, 5-0 del Siena e poi Tiferno Lirchi Trastevere, questa partita appunto senza molta importanza. E andiamo a vedere appunto la classifica generata da questi risultati, che c'è da dire diverse cose su questa classifica. Allora il Montevarchi vediamo irraggiungibile, ha vinto, Trastevere e Trestina lo stesso, non possono essere raggiunte da nessuna, c'è da dire che Trestina può ancora ambire al secondo posto, ma insomma questo cambierebbe poco. Pianese, San Donato 51, Siena 50 e qui vediamo come la fortuna tra virgolette del Siena di avere uno scontro diretto da Pianese all'ultima giornata, perché vincendo come vedete la supererebbe e il San Donato
potrebbe fare altrettanto, ma i posti sono 4, quindi insomma il Siena, se vince, è matematicamente nei playoff. Ricordiamo che eventualmente, anche se non sarebbe una cosa un po' contorta, però potrebbe anche succedere che il Siena con un pareggio poi si trova col Follonia Gavorrano, magari nel frattempo il San Donato ha perso, allora si creerebbe una classifica avulsa tra San Donato, Siena e Gavorrano, il Siena in svantaggio il San Donato, in vantaggio il Gavorrano, insomma una cosa un po' complessa. Lasciamo perdere, possiamo dire che però la Pianese in un certo senso, essendo in vantaggio negli scontri diretti col San Donato, anche perdendo con il Siena, se il San Donato e il Follonia Gavorrano avessero dei problemi, potrebbe comunque potrebbe andare nei playoff. Però diciamo, stato la cosa più importante è che vincendo il Siena va lì. Invece in fondo cosa è successo? Lo Scandicci è andato a perdere questa partita in casa e quindi mentre la Siena Lunghese è retrocessa matematicamente, diciamo il Grassina con una vittoria e la contemporanea sconfitta dello Scandicci potrebbe salvarsi, quindi all'ultima giornata non importante, si sa ancora. Domani anche questa giornata, ecco, per e vediamo appunto la giornata di domani, vediamo cosa consiste. Di domani, ultima giornata di campionato di questo lunghissimo campionato, ricordiamo, siamo in ritardo di un mese praticamente campionato, su campionato, vabbè, comunque quindi, siamo arrivati in fondo, niente, Dario, passerella diciamo del Montevarchio nel Tiferno Lerchi, sa, lo stadio aperto, immagino molti sostenitori rosso-blu saranno a festeggiare questa bellissima promozione, veramente molto bella. Complimenti al Montevarchi e complimenti anche a Cavallini, Senese Doc che ci gioca. Foligno-Ostia Mare, questa è una partita diciamo senza nessun significato, mentre invece Follonia-Gavorrano-Cannara, per il Follonia-Gavorrano le residue speranze di accedere ai playoff sono legate a questa gara. Sì. Badesse-Montespaccato, Lano-Badesse-Montespaccato, niente, partita così. Pianese Siena, l'abbiamo detto mille volte quanto è importante, e poi appunto San Donato Grassina, con il Grassina che ha bisogno di una vittoria per poter sperare di salvarsi, il San Donato lo stesso per andare, quindi sarà sicuramente una gran bella partita. Lo Scandicci cercherà di fare il risultato a Sinalunga per poter sperare appunto di salvarsi e mettersi al sicuro, con una vittoria sarebbe matematicamente salvo. Trestina San Giovannese, partita non molto importante. Il Trestina è come minimo terzo, stesso vale per Trastevere e Flaminia, perché Trastevere è come diciamo minimo, che Trestina e Trastevere è come ormai minimo secondo, sono quindi nei playoff, quindi diciamo questa che è la situazione. Alla fine tutto questo campionato da domani, che sembra studiato da Hitchcock, che è durato tantissimo, tantissime pause, complesso, tragedie vere complesso e proprie sportive, con squadre assalite da questo virus, ricordiamo all'inizio il San Donato, poi il Badesse, Siena, con tutti il Siena, insomma, un campionato che sicuramente ha avuto ha risentito di questo, però siamo arrivati in fondo. Noi in fondo ci vedremo comunque martedì prossimo, certo, speriamo di narrarvi, che non sia l'ultima puntata, speriamo di no, perché vorrebbe dire insomma che insomma, c'è altro, vabbè, di cui parlare, ecco, però, e comunque insomma, noi torniamo martedì. Grazie di essere stati con noi martedì prossimo, e ricordiamo, ricordiamo che adesso rimanete con noi perché andrà in onda l'integrale dell'intervista, della piccola parte appunto che avete potuto vedere, che avete visto poco fa, al presidente della Pianese e Sani, e quindi adesso potrete vedere la versione integrale lunga. A martedì. Grazie, a martedì, forza Robur. Questo programma è realizzato in collaborazione con Stosa Cucine.